Ho setacciato in una ciotola 600 g di farina zero. Vado a mettere 3,5 g di lievito di birra disidratato. Vado a mescolare bene tutti gli ingredienti insieme. Vado ad impastare aggiungendo 400 ml di acqua stiepidita nella quale ho sciolto un cucchiaino di sale fino. Vado ad impastare e vado a formare un panetto. Finisco di impastare con le mani. Lascio lievitare fino al raddoppio del volume coprendolo con la pellicola trasparente. Una volta lievitato trasferisco tutto il panetto sul piano da lavoro infarinato. Lo allargo delicatamente con le mani e vado a formare le pieghe. Allargo il panetto con le mani, lo avvolgo su se stesso. Dopo averlo allungato per bene, vado a ritagliare tante porzioni che siano più o meno della stessa misura. Dovranno venire circa 10 porzioni. Spolvero con della semola rimacinata di grano duro ogni singola porzione. Vado ad allungarla leggermente con le mani in questo modo e vado ad arrotolarla su se stessa per dare forza al nostro panino. Ecco pronto il nostro paninetto. Una volta formati tutti i panini, li vado a posizionare su una teglia rivestita di carta forno. Con un coltellino ben affilato vado a praticare un taglio laterale su ogni panino. Lascio riprendere la lievitazione per 30 minuti coprendoli con la pellicola trasparente. Sono pronti per essere infornati a 200 gradi per circa 12-15 minuti. Mi raccomando, sulla base del forno mettete un pentolino con 2 dita d'acqua. Jack Cucina.